di decretazione, essendo il disegno di legge assegnato all'esame in sede referente alla Commissione Bilancio. Ovviamente ci auguriamo che nel merito venga data la possibilità di intervenire nel testo nel modo più opportuno, perché quello che alla fine conta è riuscire con questo provvedimento, ad incidere positivamente sui nostri datori di lavoro che, lo ricordano, sono e restano i cittadini. L'auspicio è che comunque si riesca per una volta e finalmente ad elaborare testi di legge con criteri chiari e puliti, senza mischiare capre e cavoli e facendo le cose una volta tanto per bene. Grazie. Grazie collega Brugnerotto. Adesso la collega Stefania Prestigiacomo. Prima di dare la parola alla collega, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini per avviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Prego, collega. Grazie Presidente. Il decreto legge al nostro esame rappresenta l'ennesimo decreto omnibus del governo Renzi. 25 articoli che spaziano in numerosi ambiti di intervento: finanza locale, sanità, agricoltura, ambiente, attività culturali. Forza Italia ha anche in questa occasione sentito il dovere, attraverso la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità, di ricordare a questa Assemblea e all'esecutivo che un decreto legge che si caratterizza per un contenuto disorganico ed eterogeneo si pone automaticamente in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione. Come argomentato nella pregiudiziale di costituzionalità presentata, il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce infatti uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha da ultimo fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti legge. Di fatto, quindi, i contenuti normativi del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza. Pertanto il provvedimento al nostro esame, da questo punto di vista, è illegittimo e rappresenta un'ulteriore conferma di come il governo Renzi utilizzi lo strumento della decretazione d'urgenza in maniera assolutamente arbitraria e intollerabile. A questa riflessione propria del contenuto di tutte le pregiudiziali presentate all'attenzione dell'Assemblea vorrei affiancare altri due aspetti di particolare rilevanza. Il primo è legato all'articolo 11 del provvedimento in esame, che prevede l'attuazione del recente accordo Stato-Regione firmato il 20 giugno 2016. L'accordo costituisce un atto volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria e amministrativa stabilita a livello nazionale. A fronte del riconoscimento da parte dello Stato di nuove entrate, la Regione si impegna quindi a rimodulare la propria spesa, conformandosi alle norme della riforma Madia, riducendo i centri di costo, recependo le disposizioni in materia di dirigenza pubblica, semplificazione amministrativa, standardizzazione delle procedure. L'accordo prevede altresì il completo recepimento della legge Delrio, con particolare riferimento alla riduzione dei costi e alla ridefinizione delle competenze degli enti territoriali. Come rilevato anche nel corso di alcune audizioni di esperti svolte questa mattina in Commissione Bilancio, i contenuti di tale intesa fanno davvero fatica ad apparire legittimi. I poteri oggetto dell'accordo non sono nei fatti, ai sensi delle norme statutarie vigenti, attribuiti al Presidente della Regione, ma a quelli dell'Assemblea legislativa siciliana. Le materie sulle quali sono stati assunti gli impegni di recepimento rientrano nell'ambito dei poteri dell'Assemblea regionale siciliana. Si tratta infatti di discipline riconducibili alla competenza esclusiva della Regione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, lettera P, ordinamento degli uffici e degli enti regionali, e lettera Q, stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione.
Ad ordinamento costituzionale vigente, la competenza esclusiva regionale è frutto di un potere autonomo sottoposto alla sola Costituzione. Il Parlamento siciliano non può in alcun modo essere espropriato della propria autonomia, risponde solo allo Statuto e alla Costituzione. La competenza esclusiva di un'assemblea legislativa non può quindi essere barattata per un accordo di tipo finanziario. In ogni caso si tratta di un accordo illegittimo. Ad ogni modo, persino la riforma costituzionale che ad ottobre sarà sottoposta al referendum, all'articolo 39, prevede una revisione degli statuti delle regioni a statuto speciale da effettuarsi sulla base di intese con le medesime regioni, prevedendo comunque il coinvolgimento delle assemblee regionali, ad oggi espropriate da questo accordo illegittimo che il decreto in esame intende recepire. Presidente Crocetta, tra l'altro, ha deciso di siglare l'accordo non solo senza una specifica autorizzazione dell'assemblea regionale, ma addirittura quando la stessa assemblea, solo nell'aprile scorso, aveva impegnato il medesimo presidente a disdire l'accordo siglato con il governo nel 2014, quindi l'accordo precedente. A questo punto, come è stato rilevato in Commissione, vista la palese illegittimità, questo accordo appare sempre più come uno scambio di interessi tra una regione che vuole fare cassa e uno Stato che ne approfitta per consolidare un impianto sempre più di tipo centralistico, come dimostra del resto la riforma costituzionale del Governo. L'articolo 11 del provvedimento in esame rappresenta quindi un ulteriore e pesantissimo elemento di illegittimità del decreto legge in esame. Ultimo aspetto che mi preme rilevare è quello relativo agli effetti del testo sugli equilibri di finanza pubblica e al contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, opportunamente segnalato all'interno della nostra pregiudiziale. Basta dare una scorsa al dossier del Servizio Bilancio dello Stato sui profili finanziari del provvedimento per rilevare una serie di osservazioni che smontano le norme del testo, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi da parte del Governo. Sulle disposizioni di cui all'articolo 3 del testo mancano dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva disponibilità delle somme impegnate e poi in dubbio che la nuova destinazione di spesa non comprometta la piena conseguibilità delle finalità cui le risorse utilizzate erano originariamente destinate. Andrebbe infine confermato che gli effetti di cassa derivanti dalla nuova destinazione delle risorse siano compatibili con quelli originariamente previsti in relazione alle medesime somme. In merito alle disposizioni sulla restituzione di finanziamenti e sospensione di tributi e contributi per soggetti interessati dal sisma del maggio 2012, all'articolo 6, il dossier evidenzia che andrebbero forniti elementi volti a verificare la disponibilità delle somme in questione nell'ambito della contabilità speciale, tenendo conto del complesso degli impegni e delle attività programmate a valere sulle medesime risorse. Ho citato solo due esempi delle numerosissime osservazioni che mettono in seria discussione la legittimità dei profili finanziari del testo, che non offre gli opportuni elementi volti a chiarire la disponibilità e la regolarità dell'utilizzo delle risorse impiegate. Per tutte queste ragioni dichiaro il voto favorevole di Forza Italia alle pregiudiziali presentate. Grazie. La ringrazio. Adesso la collega Binetti, prego. Il gruppo parlamentare di Area Popolare voterà contro le pregiudiziali presentate al decreto legge 113 del 2016. Il decreto legge all'esame dell'Assemblea contiene infatti disposizioni necessarie ed urgenti ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di contenuto differenziato, ma con l'obiettivo finale di introdurre misure normative a favore degli enti territoriali, nonché ad adottare norme in materia ambientale nel settore scolastico ed in altri comparti. In particolare, il provvedimento interviene con norme per favorire il Comune dell'Aquila con la concessione di un contributo per esigenze connesse alla ricostruzione